cosa è cambiato nel tuo ambito, nel tuo settore con il lockdown e con il periodo immediatamente successivo? Ah, guarda, in realtà noi apriremo tra pochi giorni e quindi andremo a vedere, poi impatteremo nella realtà tra pochi giorni quando ci sarà la nuova apertura, che secondo me, come dire, bisogna pensarla come una vera e propria riapertura, lasciando alle spalle quello che è stato il modello proprio di conduzione che avevamo pre-lockdown. Noi siamo in uno spazio che è uno spazio anche sociale, uno spazio che in quest'anno e mezzo ha provato a fare cultura, oltre che appunto avere un lato meramente commerciale, no? Quello della fruibilità dei vini e de determinati tipi di vini. È uno spazio che si manteneva e si è mantenuto grazie ai piccoli eventi culturali, dalla presentazione di libro, oppure a ospitare gli artisti che sono venuti qui, illustratori, artigiani del vino, piccoli DJ set, musica. Sicuramente questo lato qui che ha caratterizzato per questo anno e mezzo questo spazio, attualmente ne esce con le ossa rotte e ridimensionato tantissimo. Riproveremo a fare un'apertura a regime ridotto e proveremo più che altro a segnare un punto dicendo noi ci siamo, noi resistiamo in questo periodo di crisi, siamo qui perché questo è il luogo che abbiamo deciso di vivere, di attraversare e quindi non aveva più senso mantenere chiuso, uno doveva prendere una decisione, o chiudi per sempre oppure riprovi a boccia ferma a riprogrammare quello che dovrà essere un po' il nuovo modo di fare socialità all'interno di questo spazio. Ovviamente siamo penalizzati perché non abbiamo spazio all'aperto. Andiamo verso l'estate e credo che dopo mesi di chiusura le persone avranno proprio il bisogno di riprendersi gli spazi all'aperto, però ovviamente proveremo questa riapertura. Lo faremo a regime ridotto, offrendo sempre quei piccoli momenti di cultura, di socialità, che in realtà lo facevamo anche rispetto a quello che somministravamo alla gente, cioè l'idea di aprire nel distretto enologico più importante del centro-sud Italia uno spazio che somministrasse solo ed esclusivamente bevute contadine, bevute artigiane, è un atto un po' un atto politico, ma un atto politico che racconta praticamente di presidi, di dignità sui territori. I vignaioli che andiamo a selezionare per far trovare poi ai nostri soci, ai nostri amici, sono dei veri e propri presidi di resistenza sui territori, sono quelli che stanno negli anni difendendo le genetiche autoctone nei piccoli territori, sono quelli che non fanno diserbo chimico e quindi sono un presidio di rispetto per l'ambiente, cioè sono un presidio rispetto a quello che è il lavoro che fanno all'interno dei territori, sono gente che non sfruttano fuori dal caporalato, quindi all'interno di quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo qui c'è una narrazione che va oltre alla mera commercializzazione, che va oltre al mero consumo. Anche adesso, in vista della riapertura, hai fatto ricerca tra i vignaioli del territorio. Sì, non solo del territorio, in realtà poi diciamo, secondo me bisogna sfatare un po' quello che è stata la narrazione del chilometro zero in questi anni. Nel senso bisogna ribaltare un po' il paradigma e a chilometro zero secondo me bisogna parlare di chilometro buono, pulito e giusto. Nel senso che a me portare un vino, soltanto un vino irpino qui dentro, che però è un vino artefatto, chimico, costruito, di una grossa azienda che non rispetta gli orari di lavoro dei propri dipendenti, di chi inquina e di chi costruisce chimicamente all'interno della cantina e costruisce una bibita come fosse potrebbe essere la Coca-Cola e non il vino, a me non interessa. Io voglio ricercare sul chilometro zero chi fa un lavoro invece etico. Ma questo non mi può precludere di riuscire ad andare a ricercare prodotti etici, puliti, giusti fuori da questa provincia e ce ne sono tantissimi. Sembra quasi una narrazione, no? Come dire, l'apologia al territorio. A Sì, me, no, a però. me non, come dire, non va di fare questo, cioè, mi va di esaltare quello che di buono c'è, mi va di riflettere su quello che va cambiato, anche perché diciamo, questo lockdown poi ha portato tanti nodi al pettine, no? Un po' le contraddizioni, no? Di un mondo che ormai andava verso l'accaparramento,
le leggi di mercato, la grossa distribuzione, sono stati negli anni uno dei tanti mali. Sta a noi qui ed ora, secondo me, invertire un po' questa tendenza e fare una riflessione anche collettiva, no? Rispetto a quella che è stata la grossa distribuzione, rispetto a quello che è stato lo sciopero dei braccianti durante il lockdown, che dovevano garantire, mentre tutto il mondo era fermo, dovevano garantire le provvigioni alimentari a noi. Quindi, nel senso, questa crisi ci consegna la possibilità di fare una grossa riflessione per invertire un po' la tendenza, perché ha portato appunto queste contraddizioni al pettine, nodi al pettine, dallo sfruttamento dell'ambiente allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. In questo senso ti sembra che ci sia un po' più di consapevolezza a livello sociale come tessuto? Ma guarda, mi sembra che ci sia un po' più di consapevolezza. Inizialmente sì, poi come si è riavviato il tutto, sembra che siamo un po' punto a capo. Io credo che questo poi diventa anche un fatto generazionale, no? Sta qui a noi, qui ad ora, a noi trentenni, ai quarantenni, no? Rimettere in discussione quello che è un po' la governance, quello che è un po' sono stati i dispositivi di sicurezza e di repressione che sono stati messi in campo durante questa pandemia. Diciamo, noi ci siamo salvati perché al sud non è arrivato il virus con tutta la violenza e l'impatto che è arrivato al nord Italia. Io ho una mia chiave di lettura, nel senso, i morti del nord Italia, e qua mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, cioè vanno intestate a chi ha voluto mantenere aperta a tutti i costi la produttività in quelle zone. Non a caso il nord Italia produttivo piange molto più morti del sud Italia, cioè chi ha voluto mantenere aperte le fabbriche a tutti i costi, cioè c'è stata la vittoria di Confindustria per l'ennesima volta in questo paese, e quindi c'è un paese che ancora oggi, no, il sud Italia che lentamente si riprende, il nord Italia che sta continuando a registrare livelli di contagio, di contagio altissimo. Quindi se partiamo da queste riflessioni e le facciamo nostre, possiamo un attimo anche mettere in crisi quello che è stato il modello produttivo che ci è stato propinato fino ad ora, e quindi da lì in poi provare, come dire, a rimettere l'ambiente al centro dell'attenzione, come dire, quella lettura antropocentrica che c'è sempre stata occidentale, no? Che invece ha sempre messo l'uomo al centro come padrone del mondo, e invece provare a mettere la natura al centro, e qui appunto arrivano anche i produttori, no? La natura al centro rispetto ai modelli di produzione, fuori dalle grosse distribuzioni. Questo è un settore che si dovrà totalmente rimodulare, forse costerà un po' in più sicuramente, però diciamo ne andrà di mezzo praticamente un avanzamento nel campo dei diritti e nel campo del miglioramento della vita collettiva, secondo me. Proprio a proposito del modello di sviluppo che bisogna in un certo modo mettere in discussione, qual è la tua lettura politica, strettamente politica, della situazione che stiamo vivendo? Allora, se vogliamo stare al nostro territorio, questo è un territorio che è stato sempre in crisi. Territorio che è stato sempre in crisi perché viviamo una doppia dicotomia, cioè oltre la dicotomia nord-sud, questo è un paese che vive tanto la dicotomia terra dell'osso, cioè quindi Appennino, aree interne e coste, aree costiere, no? Che nel bene o nel male poi con il settore del turismo, no? C'è una boccata d'aria. Non c'è mai stato un piano per le aree interne. Possiamo dire tranquillamente che il meridione d'Italia, l'unico investimento massiccio che è stato fatto negli ultimi 30 anni è stata la 219 nel post-sisma, quindi dopo una grossa strage. Non c'è mai stato un governo, non c'è mai stato qualcuno che abbia provato a costruire un impianto di per mettere alla pari nord-sud, questa dicotomia che è stata sempre fraudolenta per le aree interne. Sono posti che si stanno spopolando. Ovviamente la risposta secondo me non è quella della turistificazione, cioè nel senso appunto come dicevamo prima, l'apologia del territorio, no? L'Irpinia come la Toscana, l'Irpinia come l'Umbria. Io credo che ogni territorio debba trovare poi una propria risposta. Ovviamente abbiamo un grosso dovere morale oppure generazionale, no? Quello di scrollarci di dosso quello che sono stati 20-30 anni di governance che erano direttamente connessi ai piaceri, al familismo amorale, l'impegno a partire dai piccoli comuni di ognuno di noi per provare a dare delle risposte, perché non lo farà nessuno a posto nostro. Cioè,
diciamo che la generazione dei trentenni dovrebbero oggi prendersi una responsabilità che è quella sì politica, civile, l'impegno di tutte e tutte a provare a trasformarlo e rimettere al centro le esigenze. Cioè, noi abbiamo oggi chi parla, e questo qua c'è il nord e c'è il sud, nel senso c'è Salvini che lo fa con la voce dal nord e c'è anche De Luca che lo fa oggi provando a rassettare le file per le prossime regionali. Parlano tutte e due però ad alcuni sentimenti che sono fatti di paura, di ansie. Io credo invece bisogna ribaltare questa cosa e cominciare a parlare invece ai sogni, ai bisogni delle aree interne, ai sogni e bisogni della nostra generazione che negli ultimi 30 anni è quella che è stata poi cancellata, cioè fino alla generazione dei nostri genitori gradualmente c'è stato sempre un miglioramento sociale, politico, nel campo dei diritti, a un certo punto sembra che si sia interrotto questo trasferimento di avanzamento sociale e politico e c'è fondamentalmente un ritorno al passato, cioè noi stiamo peggio dei nostri genitori ma i nostri figli staranno peggio dei nostri genitori e dei nostri nonni. Cioè si è rotto questo anello di rivendicazione di diritti e questo un po' è anche colpa nostra, cioè vedere la politica sempre come un fatto distante che non ci appartiene, no? Cioè, la rappresentanza e la delega in bianco negli anni ha costruito questo mostro che farà gli interessi di alcune fasce che l'interesse sulla politica ce lo mettono, cioè quindi la cementificazione selvaggia, in Irpinia l'eolico selvaggio, una delle grosse devastazioni ambientali che stava avvenendo in Irpinia che poteva essere il pozzo esplorativo con il petrolio a Gesualdo. Quando un territorio viene abbandonato dalle energie migliori, praticamente poi ci sono i profitti che arrivano e fanno man bassa, cioè, è lì che bisognerebbe secondo me puntare l'attenzione appunto, cioè ambiente, diritto, istruzione, sanità, quattro grossi punti che secondo me che parlano poi del bene comune, che poi è una parola che è stata totalmente abusata negli ultimi 20 anni con coalizioni che si sono anche presentate con questo nome, che però poi all'opera dei fatti praticamente sono stati portatori di interesse particolari, quindi appunto cementificazione selvaggia, rifiuti, accaparramento e collusione con le mafie, cioè, è un problema reale, non siamo una terra, un'isola felice, cioè, oppure le mafie, oppure questa cosa sembra quasi che in Irpinia non ci sono perché è distante da Napoli, come fosse, poi le mafie sono solo al sud Italia, mentre poi quello che è stato l'Expo, oppure dove ci sono i grossi flussi finanziari, la mafia se la va a comprare, cioè se la va a prendere, se la va a accaparrare, cioè la mafia non è una cosa che è sedentaria, fissa in un posto, ma corre dietro ai flussi economici per accaparrarsela, e poi c'è la collusione ovviamente politica, Stato-mafia, che fondamentalmente poi costruisce consenso sui territori, perché poi dove non arriva appunto il welfare, dove non arriva lo Stato, dove non arriva la tutela dei diritti per tutti, arriva un apparato che prova a costruire consenso dando veramente l'argento pure vera e propria moneta e costruendo consenso per prendersi il paese in mano. Come possiamo reagire noi delle aree interne a questa situazione secondo te? Ma secondo me la risposta a questa crisi non è far arrivare più gente, il turismo mordi e fuggi in queste aree. Turismo sì, ma turismo lento, no? Un turismo consapevole, un turismo che deve interagire con chi vive e con chi attraversa questi luoghi, è un turismo appunto consapevole. Secondo me ricablare quello che potrebbe essere appunto il turismo all'interno di queste zone in questa chiave, cioè con una grossa consapevolezza di quello che si ha, con un grosso orgoglio pure di quello che si ha, senza appunto fare apologia di un territorio perfetto perché è in crisi, perché mancano infrastrutture, provare a rimboccarsi le maniche per far arrivare qualcosa di consapevole che può essere secondo me una chiave di lettura per questo territorio. Va bene, grazie mille. Grazie a voi.